Ed eccoci qui, buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati ragazzi, bentrovati. Da quanto tempo tra una cosa e l'altra? Abbiamo saltato forse addirittura due puntate del 16-bit e questo è doppiamente tremendo. Come vedete, l'ho scritto anche nel titolo, è diventata realtà quello che un tempo era il nostro incubo. Tutti i posticipi per Covid, tutte queste robe qui, ma anche questa crescente mancanza di coraggio si riflette su una lineup di giochi ottobrina, autunnale, che devo dire, nonostante ci sia qualche nome importante, non brilla né in qualità né in originalità. Se andiamo a vedere quello che ci aspettava nei negozi nelle decadi passate, veramente l'offerta autunnale di questo 2021 è assolutamente indecorosa. Se non ci fossero gli indie, veramente, se non ci fossero anche quelli che sono usciti negli ultimi mesi, la situazione sarebbe drammatica, anche se comunque non lo è di meno, se andiamo a dare un'occhiata allo sviluppo tripla A, di cui fino a un anno fa cianciavo dicendovi che fosse assolutamente in grosse difficoltà, proprio rispondendo magari alle critiche fatte continuamente al Game Pass, dicendo ma col Game Pass il mondo dei videogiochi rischia di scomparire. Cari ragazzi, oggi scopriamo che oggi di fatto abbiamo, ahimè, la prova del 9, che non è che il Game Pass minaccia il mondo dei videogiochi, un mondo dei videogiochi che si trova estremamente in forma, non è così. Anzi, il Game Pass minaccia un mondo di videogiochi, un sistema, una filiera che non funziona, che è già in pericolo, che già traballa. Quindi il Game Pass potrebbe essere il colpo di grazia, come dicono alcuni? Non lo possiamo dire. Però il Game Pass, o comunque un approccio simile che non è stato adottato soltanto da Microsoft, ma come vediamo anche per esempio da Ubisoft con il suo Ubi Connect, disponibile logicamente soltanto su PC, potrebbe anche essere una risposta positiva, quel defibrillatore che cambia il mercato. Quest'ottobre ci sta massacrando con tanti giochi privi di carisma, e questa è un po' una tristezza. E se hanno comunque carisma, non hanno quel peso magico che aveva un videogioco soltanto poco tempo fa, perché magari singolarmente sono delle scelte che ho anche apprezzato, però ecco, grosso titolone arriva Battlefield, non c'ha la campagna, comunque lo giochi in quel modo. Lo stesso Halo, no? È tutto più multiplayer centrico, almeno all'inizio, almeno i primi tempi, e comunque non ha quell'allure del Colossal che ti aspettavi quando compravi prima Halo, senza comunque dimenticare che il gioco è veramente fighissimo, lato multiplayer. Far Cry torna Far Cry, ma comunque fattore noia, copycat dei precedenti, solito open world che sono anni che diciamo che ci ha rotto i coglioni, ma comunque continuano a riproporcelo. Ma anche lì, finché non si scontrano con delle vendite in calo nette, si continuerà così. Back 4 Blood, ragazzi, Back 4 Blood ha il carisma, secondo voi, di Left 4 Dead? Ma nemmeno per sbaglio. Guardate, l'unico, fortunatamente, insieme a Lost Judgment, può essere Age of Empire 4, che comunque anche lì, però, punto interrogativo, vediamo. Però poi non c'è molto altro. C'è Super Monkey Ball Banana Mania, c'è Alan Wake Remastered, che hanno cambiato le facce. Secondo me lì poi, oltretutto, super occasione persa, fatevi dire, per me, da parte di Remedy, considerando anche che questo seguito prodotto da Epic sembra esserci. Secondo me potevano fare molto di più e Alan Wake meritava un lavoro di restauro più concreto di quello che abbiamo visto. Che cosa usciva 10 anni fa a ottobre? Vogliamo ricordarlo che cosa usciva? Così per andare a vedere qual è la differenza tra l'ottobre del 2021. L'ottobre del 2011 inizia con intanto Dark Souls, quindi già si inizia alla grande.
Poi vabbè, c'è il ritorno di God End. C'è Orcs Must Die, che è stato un titolo seminale, per quanto piccolo, per quanto limitato nello scopo, è stato un gioco fondamentale d'ottobre. È comunque una roba originale, come lo era Dead Rising 2 Off the Record, quando la serie ancora era originale, non era una roba in cui semplicemente uccidi, perché i primi due Dead Rising, soprattutto il primo, c'era tutta una sostanza dietro, un approccio simulativo al mestiere della fotografia, se vogliamo, no? Con la sua fisica, era molto più profondo rispetto al tipico action game di oggi. Ancora usciva Might and Magic Heroes 6. C'era, guarda, vi dico, salva addirittura Skylanders, che usciva proprio quell'anno, che effettivamente era il tentativo di fare qualcosa di diverso, ragazzi. A ottobre del 2011 usciva Batman Arkham City. Oh, ma che c'è qualcosa di paragonabile a Batman Arkham City? In questo mese? Zero, zero. Usciva Rocksmith, cazzo, Rocksmith è Ubisoft che fa una cosa geniale. Magari non destinata a stravendere, perché rimane una roba di nicchia, ma una roba che ti insegnava, era edutainment. E questo è ottobre, e a seguire a novembre e il mese precedente era uscito il triplo della roba interessante che abbiamo oggi in troviamo oggi nei negozi. Mass Effect 3, sì, Skyrim a novembre, Dubro, Skyrim a novembre, cioè dopo tutta quella roba lì, a novembre arrivava pure Skyrim. Non è che non ci sono più giochi di una volta, cioè lo stiamo vedendo, ci sono meno giochi di una certa fascia, ma ce ne sono di più di una fascia inferiore, fortunatamente, e non c'è un'idea che sia una. Qui ho citato giochi che spesso e volentieri avevano anche un'idea sorprendente, che spiaccicava il mercato. Non c'è niente da fare. Tutti i giochi escono da febbraio 2022, ma anche lì bisogna vedere quanta creatività c'è dietro, no? Quanto era figo quando iniziavi un nuovo gioco ai tempi ed era tutto nuovo e ti ci perdevi, quando erano fatti senza focus group e marketing. Perché è innegabile che questa roba qua sta avvenendo, no? Nel mondo AAA, questo scenario che traccia Dubro senza mezze misure, focus group e marketing. È proprio quello poi il problema degli ultimi progetti Ubisoft, dove, cioè, lì ormai dobbiamo capire, tranne in rare eccezioni, dobbiamo capire, no, noi l'abbiamo capito, lo devono capire loro, che un open world deve essere un set che tu riempi con un'idea, e non il contrario. Non il contrario, non deve essere un vascone. Cioè, i bambini di 6 anni si buttano nelle vasche con le palline. Ecco, in questo momento questi open world sono come quelle fottute vasche di palline colorate. Ti butti, fai due bracciate e basta, sei rotti i coglioni. Perché poi non è che non esiste una pallina d'oro diversa dalle altre, è un mare di palline tutte uguali. Invece siamo arrivati a una maturità tale del medium dove, se vuoi costruire un mondo così, se davvero ti serve un mondo così grande, lo devi costruire a servizio del gameplay. Non, l'open world in nessun modo deve trasformare il gameplay, lo deve liberare. Invece qui non succede questo. Onestamente questi open world un pochino mi hanno rotto, per il discorso che, come hai detto a suo tempo, ma se io devo salvare il mondo, che mi frega della secondaria della nonna che ha perso il cagnolino? Beh, quello lì, Liriam, dipende. Certi open world si allungano talmente tanto temporalmente parlando, tipo Red Dead, che ce lo vedi il personaggio fare anche quello, perché quella è una vita quotidiana. Poi c'è chi corre perché vuole portarlo a termine il prima possibile, se ne fotte. Ma diciamo che ogni gioco ha una sua un suo ritmo, che può essere, soprattutto negli open world, che può essere ristretto o allungato. Faccio lunghe passeggiate al tramonto, decido di prendere soltanto dei cavalli di un certo tipo e faccio il venditore di cavalli a Red Dead Redemption 2. Cioè, ci sta che ci sia pure quello, e ci sta anche che qualcuno decida di non fare quelle cose, perché poi alla fine sta a noi. Ormai c'è questa ottica che deve finire, perché poi, se tutto andrà bene, ritorneremo a dei giochi che non svelano tutto. C'è questa logica anche da parte del giocatore che deve fare tutto, cioè ci si lamenta della checklist dei giochi Ubisoft quando però siamo perfettamente abituati.
siamo stati perfettamente abituati a quel tipo di checklist. Alcuni di noi, quando comprano un gioco, pretendono, perché lo hanno pagato, di vincere, stravincere, ma soprattutto di poterlo esplorare al 100%. Se ci sono delle cutscene o dei livelli nascosti, molte persone proprio veramente soffendono. Per questo che ci sono sempre meno queste robe qua, anche là dove dovrebbero esserci. In un gioco di ruolo una scelta dovrebbe portare a tagliare buona parte, no, del suo di quello che è stato costruito. Perché comunque, se sei una scelta, è possibile che io debba fare un percorso totalmente diverso da un altro giocatore. Se il gioco è gameplay centrico, ecco, guardate Death Stranding, visto che ne abbiamo parlato prima in apertura. Death Stranding, ci stanno un sacco di strumenti che uno non utilizza, mentre un altro corriere utilizza. C'è chi ama i carrelletti e non riesce a farne a meno, e c'è chi invece dei carrelletti non sa che cosa farne. E già questa scelta spaesa questo pubblico che punta a un approccio estremamente superficiale. Anche quelli che dicono non c'è gameplay in Death Stranding o non c'è difficoltà, e poi li vedi giocare e vedi che per fare 4 stelle da un prepper fanno 260 viaggi. Beh, bello mio, capisco che t'annoi, perché io ho fatto 4 stellette, sono arrivato a 5 stellette con un terzo dei viaggi che hai fatto te, perché sfido, vado al limite, improvviso, mi adatto, gioco con il sistema. È quella la difficoltà anche, no? Quindi il videogioco rispetto al film, qual è il ben aggiunto? Qual è la sua qualità che lo rende così unico come medium? E che risponde alle sollecitazioni. E quindi il gameplay deve essere sempre, sempre al centro del villaggio. Non sempre, perché si può fare quello che si vuole. Però stiamo tornando a quella roba là. Perché comunque continuare sul tracciato Naughty Dog, continuare sul tracciato Far Cry, adesso non voglio unire perché penso che siano della stessa qualità, parlo di una certa via dell'intrattenimento che è molto lineare, molto cinematografica. I videogame sono nati influenzati dal cinema, un certo tipo di videogioco, nel momento in cui c'è stata la possibilità di copiare il cinema lo hanno fatto, poi si sono capovolte le cose, c'è il cinema che ha cominciato a copiare i videogiochi anche nell'uso delle camere, dopo Resident Evil anche i registi più giovani hanno iniziato a creare delle telecamere che ricordavano quelle fisse di Capcom. Non c'è cazzo da fare. The Sims è stato anche da questo punto di vista fondamentale, l'hanno veramente rubato in ogni modo, quindi è stato un doubt death per un periodo. Oggi siamo praticamente al limite, cioè veramente le due arti per quel che riguarda un certo tipo di videogioco oramai quasi si sovrappongono. Però c'è un certo tipo di videogioco che è quello che potrebbe, che io penso emergerà in maniera più prepotente strada facendo, è proprio quello delle origini primitive, è quello di gameplay, è quello che sfrutta il videogioco per quel che non può fare il cinema. Non usa, non piega il videogioco per fare un altro tipo di cinema. Prende il videogioco, ma ci racconta magari una storia, ma continua ad utilizzare quelle che sono le caratteristiche intrinseche, fondamentali e inimitabili del videogioco, che è l'interattività. E l'interattività non è semplicemente sparare agli altri. Per quel che riguarda i AAA, se non spari, non sei nessuno, e questo è aberrante, è inaccettabile. Se non l'uccisione dell'avversario è quello che ormai domina il 99% delle produzioni AAA, e lo trovo allucinante, lo trovo allucinante.